uno strumento di inclusione, uno strumento di integrazione, di comunità, di creazione di relazioni umane. È chiaro che tutte le federazioni sportive, in primis la Federcalcio, che ha condiviso questo percorso da diversi anni, declinano e tentano di declinare le loro competenze su una particolare disciplina in questa direzione. E la nascita della divisione di calcio paralimpico sperimentale della FIGC è esattamente la risposta a questa domanda.